Il posto giusto dove tutto ha più gusto. Pizzeria e rosticceria Benny. Tantissime specialità per un piccolo spuntino o una buffata in compagnia. Quando la guardo mi fa bene al cuore, se mi sorride. Tutte le pizze della tradizione, insieme a tante novità da comporre anche a tua fantasia. Super offerta, mezzo metro di margherita a soli 5 euro, mezzo metro di pizza farcita a soli 6 euro. Inoltre, buonissimi panuozzi in gusti golosi e abbondanti, Benny e anche polli ruspanti allo spiedo, con patatine a soli 6 euro. Tutte le specialità di friggitoria e rosticceria. Pizzeria Rosticceria Benny, via Don Minzoni 90, Castellammare di Stabia. Consegne a domicilio e prenotazioni allo 081 872 7714. I finanzieri della unità speciale hanno interrotto, su ordine delle autorità giudiziarie di Roma, l'illecita attività di 46 siti internet che diffondevano, in violazione del diritto d'autore, migliaia di opere cinematografiche, tra cui numerosi film di prima visione assoluta, anche di produzione italiana. Dopo aver condotto una puntuale attività di monitoraggio della rete, il nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza ha denunciato alla Procura della Repubblica Capitolina la diffusione illegale di opere coperte da copyright attraverso numerosi siti internet, per lo più allocate su server esteri. Alla PM inquirente, dottor Nicola Maiorano, coordinato dal procuratore aggiunto, dottor Nello Rossi, citato reparto operativo, ha richiesto, ottenendo dal GIP la dottoressa Bernadette Nicotra, apposito decreto di sequestro, seguito in collaborazione con il nucleo speciale Prodi Tecnologico, anch'esso appartenente alla medesima unità speciale. La pirateria in Italia, secondo le stime, determina ingenti danni economici per svariate centinaia di milioni di euro l'anno, nonché sul versante occupazionale per la perdita di oltre 22.000 posti di lavoro nell'ultimo triennio, con particolare riferimento alla produzione e al sistema distributivo, alle sale cinema, ai ricreativi e agli artisti, anche italiani, che con il loro impegno hanno consentito all'Italia di ottenere eccezionali riconoscimenti internazionali in questo primario settore della cultura.